il giovanissimo Museo Internazionale della Grafica di Castronuovo Sant'Andrea nel pomeriggio a partire dalle 17, iniziativa dedicata all'arte in rosa. Ce ne parla Beatrice Volpe. Hanno sguardi misteriosi, carichi di antica sapienza, le giovani donne ritratte da Antonietta Raffael Maffei. A loro è dedicata una sezione nella mostra temporanea di 10 artiste italiane e straniere allestita in occasione dell'8 marzo nel MIG, il Museo Internazionale della Grafica, nella Biblioteca Alessandro Appella di Castronuovo Sant'Andrea. Nel pomeriggio ci sarà una lettura di poesie di Isabella Morra, che diede voce nelle sue liriche alle sofferenze di un'anima sensibile chiusa nella Valsini del Cinquecento, e di Gina Labriola, scrittrice di Chiaromonte, scomparsa un anno fa. Sarà inoltre proiettato un video su Antonietta Raffael, donna dal forte temperamento che riuscì a costruire un proprio percorso artistico indipendente dal marito, il pittore Mario Maffei. E nel MIG di Castronuovo è ancora possibile ammirare la mostra temporanea di litografie di Edgar Degas. Una visita al MIG è dunque un modo originale per trascorrere l'8 marzo apprezzando il talento femminile nell'arte e nella letteratura, talento troppo spesso sottovalutato.